Ciao, sono io, amore mio. Porco mondo! Salve! Ciao! Buongiorno, buonasera, buon lunedì, buon inizio settimana! Oggi mi sento più buffona del solito. Si noterà dal fatto che sono vestita come un pagliaccio. Trovi? E che è la vigilia del Romix e soprattutto è che sono tutta presa dalla creazione dei costumi per il Mago di Oz. Come dite? Quello? Quel pacottame dietro di me? Sì! Purtroppo in questi giorni la mia stanza sta vivendo dei momenti di grande panico perché c'è roba ovunque. Come potete vedere sul mio amato divano rosso è pieno di buste. Perché? Perché dentro ci sono tutti i costumi che stiamo realizzando per il videoclip del Mago di Oz, che devo girare a momenti proprio, tipo adesso. Davvero? E quindi qui dietro ci sono tutte quante le buste dei costumi e dell'attrezzeria. Oh mio Dio! Smettila. L'altro giorno abbiamo fatto la prima prova costumi con alcuni degli attori. È stato troppo figo. Tra l'altro io adesso indosso pezzi del costume dello Spaventapasseri. Per chi non lo sapesse, il Mago di Oz è il secondo videoclip che sto per andare a girare della serie di videoclip ispirata alle fiabe. Il primo videoclip è stato sul Cappuccetto Rosso e per chi se lo fosse perso trova il link alla fine di questo video. Ho capito, ho afferrato il concetto. O dico in tutti i video, perciò dubito che qualcuno se lo sia perso. Perché vi rompo le c***e con queste cose? Perché mi piaceva coinvolgervi in tutta questa situazione di set imminente, di Chuck se gira, in tutto questo brio. E prima di passare agli argomenti del giorno, volevo farvi vedere alcune delle bozze di costumi che ha preparato Federica. Federica Salfo, che io saluto. Ciao Fede. Federica è una degli illustratori della divisione italiana della Disney e ci ha fatto questo pazzesco, stupendo, meraviglioso regalo e ha disegnato per noi i costumi del Mago di Oz. Una delle versioni di Dorothy. Io avevo chiesto a Federica di fare una rielaborazione moderna che includesse dei jeans, i quadretti di Dorothy, ma anche delle scarpe più moderne. Oppure ha creato anche una versione con l'abitino, con la minigonna. E qui, come l'avevo chiesto, invece delle solite scarpettine rosse glitterate, ha fatto le Converse rosse. Con i ragazzi e con le ragazze, con cui siamo già amici su Instagram, su Facebook, su Twitter, eccetera, eccetera, sicuramente avranno potuto vedere queste qui. Ossia la versione in carne ed ossa delle scarpette che ha disegnato Federica per Dorothy. Queste qui erano delle scarpe delle Converse tarocche, cioè dei cinesi, che ho pagato tipo 10 euro ed erano bianche perché non sono riuscita a trovarle rosse neanche senza glitter. Che cosa ho fatto? Le ho tinte qua a Coloreria Italiana, ce l'avete presente? E poi le ho ricoperte di colla per tessuti e ci ho appiccicato i glitter. Ed eccole qui, le scarpette di Dorothy versione moderna. Invece piacciono? No. Una bella cifra. Ma la nostra Federica ci ha fatto anche gli schizzi degli altri personaggi. Qui c'è lo Spaventapasseri. Tutti i disegni di Federica sono stupendi, ma questo mi ha veramente rapito il cuore. Io sono letteralmente innamorata di questo disegno. E poi abbiamo il leone. Io credo che queste luci siano troppo intense e forse non riuscite a vedere bene il disegno. Perfetto. Il leone a cui manca il coraggio in una versione da tamerino un po' sfigato. E mamma mia, l'attore che fa il leone ancora non ha visto che costume gli abbiamo realizzato. Sarà contentissimo durante la seconda prova costumi. Per l'uomo di latta invece Federica ha realizzato questa versione meccanico sexy con la tuta da lavoro argentata, oppure in versione tirata giù in questo modo. E avrà anche una maschera da saldatore tutta argentata che gli coprirà il viso quando incontra Dorothy per la prima volta, per dare questo effetto uomo di latta, appunto, tutto argentato con la maschera. E infine c'è il mago. Eccolo qui, Federica l'ha fatto in versione verde per richiamare la città di Smeraldo. Il costume del mago è ancora in fase di realizzazione, molto probabilmente noi lo faremo in versione nera, perché siccome giriamo in esterni e Dorothy incontrerà il mago in questo campo verde splendente, non vorremmo che diventi tutto uno corprato. Perciò lo splendido design di Federica lo trasformeremo in nero. Che cosa meravigliosa. Voglio salutare con tutto il cuore anche Manuela invece. Ciao Manu. Mua! Ovvero Style Manual, che è la costumista, ossia la ragazza che mi ha aiutato a realizzare tutti quanti i costumi. Io la ringrazio perché lei è venuta da Imola, pensate, per aiutarmi. È stata fantastica, è stata perfetta, incredibile. Ma è un sogno,
muy macho. Inoltre Manuela ha anche un canale qui su YouTube. Io l'ho scoperta per caso, poi è iniziata questa collaborazione. Manuela nel suo canale è geniale. Io vi consiglio vivamente di andarlo a visitare, vi lascerò il link nell'info box, perché lei fa una cosa fighissima. Praticamente lei sul suo canale, oltre a varie tipologie di video, fa dei video pazzeschi in cui lei crea un vestito dal niente, senza tagliare, senza cucire, con un solo pezzo di stoffa. Lei ha questo pezzo di stoffa, il suo manichino, e mettendo questo pezzo di stoffa sopra il manichino crea un vestito. Come c***o fa sta ragazza? Un genio, vi assicuro. Ma nel titolo di questo video c'è anche un'altra cosa importante che vi voglio dire. Alcuni di voi me l'hanno chiesto tantissime volte se ne avrei fatto uno, e finalmente è arrivato quel momento. Sto parlando del live. Non è possibile, è un incubo! Grazie a un ragazzo di nome Emiliano, che gestisce un canale YouTube che si chiama TV7, ho l'opportunità di avere un piccolo spazio dedicato a me per voi e di fare questo piccolo live in cui lui mi farà delle domande e nel frattempo voi potete seguire e intervenire in qualsiasi momento facendo le vostre domande. Il live andrà in onda in diretta l'11 ottobre alle ore 18. Sì, venerdì questo. Grazie per l'informazione, me la segno. Ve voglio tutti lì, belli cardi, belli carichi, a fa domande. Fammi se sentì, fammi se riconosce. Sono arrivati gli italiani! È pazza. La diretta durerà un'ora e voi potrete seguirla e commentarla su www.gruppotv7.com/vertigo. Vi lascio anche questo link nell'info box. Brava. I ragazzi e le ragazze che sono maggiorenni potranno anche intervenire tramite Skype. Ma anche no! Belli cardi che hanno molti in televisione, sì, perché poi lo streaming che va in diretta su www.tv7 alle 18 di venerdì andrà in replica alle 23.30. Niente popò di meno che in televisione! Me coglioni! Qui mica stiamo a grato già i grissini, eh! Assolutamente! Comunque, a parte questo appuntamento di venerdì, che ve volevo di? Che io a Romix non ci dovevo andare, perché in realtà sono piena fino al collo de me. Quindi sto a fare una marea di cose che non ci sto a capire più un c***o. Allora, quindi a Romix non ci dovevo andare. Poi vero che è successo? Che Ilaria mi ha attaccato il mostro che ci voleva andare. Ho detto, vabbè, che famo, non ci andiamo. Mamma mia, mi se va. Quindi praticamente domani è sabato, abbiamo deciso andiamo a sto Romix. Quindi oggi mi sono dovuta inventare i mostri, perché poi sai, tra una cosa e un'altra, cioè ci si prende un po' male a non andarci vestiti, capito? E quindi uno apre i cassetti pieni di monnezza e cerca di arrabattare qualcosa per vestirsi. Allora, l'amico mio Daniele si veste da soldato dell'Umbrella. Poi viene pure la mia cuginona. Mia cugina gli è venuta un'idea geniale. Lei si veste dal Doctor Who in versione femminile. Sexy. E invece Ilaria l'ho convinta a vestirsi da Arale. Secondo me starà troppo carina. Dice, io che faccio? Io ho tipo acchiappato la tuta da meccanico che abbiamo comprato per l'uomo de latta, che ancora la dobbiamo verniciare d'argento. Eccola qui. Vediamo chi ci arriva per primo, che sto a fa. Ho acchiappato un top nero, un foulard rosso, una chiave inglese e dei guanti da lavoro. Chi sto a fa? 3, 2, 1. Winry Rockbell, il meccanico di automail di Full Metal Alchemist. Che graziosa quest'idea. C'ho pure la parrucca bionda. Che ve ne pare? Ve ci piace? Sinceramente? Lo so, potevo farmi venire un'idea migliore, però con quello che c'avevo in casa, questo è quello che sono riuscita ad arrabattare. Mamma, mi pare che per oggi le cazzate non dette abbastanza. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video, ma ancora prima venerdì sulla diretta di TV7. Venerdì 11 alle 18, www.gruppotv7.com/vertigo. Comunque vi romperò le palle anche su Facebook. Oh no! E se vengono fuori delle foto carucce del Romix, ve le lascio qui. Ciao!